Oh, con la nostra sigla che ci permette di entrare già nel mood e nel territorio meraviglioso che continuiamo a raccontare in questi giorni durante questa settimana sanremese. Ieri, una serata in cui si sono esibiti tutti e 28 i cantanti, abbiamo finito alle 2 di notte, ma cercheremo questa mattina di raccontarvela, di tenervi compagnia. Prima di partire, di raccontare il territorio delle Dolomiti Bellunesi, di incontrare i nostri ospiti, facciamo però una piccola parentesi dedicata ad un momento delicato che stiamo vivendo, il momento del terremoto che c'è stato e di cui stiamo vedendo le immagini in questi giorni. Noi siamo qui a festeggiare, a divertirci durante la settimana della festa della musica, ma ci sono persone che soffrono e hanno bisogno del nostro aiuto, quindi guardiamo un attimo questo filmato di Save the Children e poi cominciamo con il nostro programma. Le immagini che state vedendo sono le terribili conseguenze che ha causato un terremoto molto forte che ha colpito lunedì mattina intorno alle 4:17 la parte sud della Turchia e il nord della Siria. In questo momento le vittime sono migliaia e il loro numero è destinato ad aumentare di ora in ora. In un niente, intere famiglie, bambini, neonati si sono trovati sotto le macerie delle loro case. Hanno perso tutto, molti di loro probabilmente hanno perso la vita e molti bambini si troveranno da soli senza genitori. In Siria in particolare la situazione è molto difficile. La Siria è un paese che vive una guerra da più di 12 anni, quindi il terremoto colpisce una zona già molto fragile, con alti tassi di povertà e scarsi servizi sanitari. Save the Children si è mossa immediatamente con i nostri partner, stiamo cercando di portare sia in Siria che in Turchia aiuti di prima necessità il più velocemente possibile. Questi bambini e queste bambine hanno bisogno di tutto in questo momento, di vestiti caldi, di coperte, di ripari, di beni di prima necessità. Il vostro aiuto può essere fondamentale, una piccola o grande donazione può fare la differenza, può farci arrivare più velocemente possibile verso questi bambini e portarli in salvo da questo terribile terremoto. Eccoci rientrati in studio, allora cominciamo a raccontare uno degli aspetti che più ci affascina del territorio bellunese, quello legato alle Dolomiti bellunesi, alla meraviglia, all'incanto di questo territorio che abbiamo raccontato in questi giorni e chi meglio di loro può raccontarci l'emozione e la meraviglia attraverso i loro occhi, attraverso il loro lavoro, attraverso il loro percorso di vita. Abbiamo qui con noi Manrico Dell'Agnola, l'ho detto giusto, e Sara Avoscar. Ciao. Alpinisti, Manrico, videomaker, avete in qualche modo un contatto con la montagna, con le Dolomiti Bellunesi a 360 gradi. Sara, tu sei un'arrampicatrice super esperta, poi vedremo anche le immagini che passeranno, passeranno, ecco, le stiamo vedendo qui alle nostre spalle. Che sensazione si prova nel momento in cui ci si pone davanti ad un obiettivo? Guarda, arrampicando sicuramente la sensazione più forte è quella di libertà, di vivere l'ambiente a 360 gradi con un contatto diretto. Nel momento in cui affronti un obiettivo importante per te, di sicuro c'è lo stress della prestazione, ma sai che perseguendo il tuo obiettivo avrai una grandissima soddisfazione e quello è il motore che ti porta a continuare a perseguirlo per raggiungerlo. Ecco, come ti sei avvicinata all'alpinismo? Guarda, io mi sono avvicinata ormai 20 anni fa all'arrampicata sportiva, che è stato, possiamo dire, il mio trampolino di lancio, quello che mi ha permesso poi di avvicinarmi all'alpinismo. Ai tempi già avvicinarsi allo sport dell'arrampicata sportiva era difficile perché era uno sport molto di nicchia. È anche uno Adesso sport maschile, forse? sì, maschile, le figure femminili erano meno presenti. Adesso è molto più facile iniziare ad arrampicare, anche in provincia di Belluno sono sorte numerose palestre di arrampicata, la Verticale Dolomiti, Cortina 360, Arclimb, il Dado Boulder, che permettono a tutti coloro che desiderano di avvicinarsi all'arrampicata, che è il passo più semplice per poi avvicinarsi all'alpinismo e vivere le nostre montagne.
che sono stupende. Sì, beh, lo abbiamo in qualche modo raccontato in questi giorni, lo continueremo a raccontare anche attraverso di voi, anche attraverso l'occhio di Manrico, che è un regista, videomaker. Tu sei un po' in qualche modo gli occhi della montagna, li racconti. Mi stavi dicendo prima, hai girato tutto il mondo, hai scalato e visto molte montagne in giro per il mondo, però le Dolomiti Bellunesi sono il tuo Luna Park, la tua casa? Beh, sicuramente, diciamo, io sono di Agordo, quindi praticamente penso dal momento che sono nato, insomma, ho avuto questo imprinting proprio con le Dolomiti Bellunesi, chiaramente, e da lì è iniziato tutto. Ho iniziato come alpinista e poi, diciamo, si è cominciato a fotografare, insomma, è nata questa passione per la fotografia, anche per un po' l'esigenza, insomma, di portarsi a casa qualcosa di queste esperienze che per me già da piccolo erano esperienze forti, esperienze grosse. Ecco, adesso sicuramente c'è tanta adrenalina, ma poi la mia curiosità, così da io non ho mai neanche solo minimamente pensato di poter affrontare una cosa del genere, la sensazione che si prova una volta che si è arrivati su, che si è vissuta quell'esperienza, dice ce l'ho fatta, sono arrivato su. Diciamo che per noi forse più che il fatto di arrivare su è importante proprio quello che c'è dal ghiaione alla cima, ecco. Proprio questo fatto di fare questo percorso, ecco, più che l'importanza della cima, a parte che poi da una cima bisogna anche tornare a casa, che di solito, certo, che non è sempre così semplice, così, diciamo, scontato. Però noi come arrampicatori, come alpinisti, forse siamo più interessati a proprio il fatto che c'è tra il ghiaione, tra la base e la cima, non è tanto il fine che conta, ma proprio quello che c'è in mezzo, quello che è l'esperienza, praticamente, l'esperienza è quella che conta, quella forza. Certo, la sensazione che ti lascia in quel momento. Hai girato da poco un film, Donna Fugata, di cui una dei protagonisti è Sara. E come ti è venuto in mente, come vi è venuto in mente questo titolo e come è stata questa collaborazione? Naturalmente è nata, diciamo, dalle cose che abbiamo in comune io, Sara e Omar, che è il suo compagno, insomma, che sono praticamente loro due i protagonisti della salita. Diciamo che è nata da una nostra passione, una mia passione per la Civetta, che è la montagna, una delle montagne, diciamo, più importanti delle Dolomiti, più belle, anche molto variegata, con tanti aspetti diversi, perché ci sono appunto le torri, c'è una grande parete nord-ovest, che è una grande parete di importanza veramente molto alpinistica, perché è una parete nord, arriva a una quota abbastanza elevata, può dar problemi anche d'estate di ghiaccio, neve, certo. Se cambia il tempo ci si trova, insomma, in situazioni molto molto alpinistiche nel senso vero della parola. Ecco, io ho avuto una gran passione per la Civetta e una gran passione per la Torre Trieste. Quando loro, così parlando, anzi da una fugata, diciamo che è una via che mi sarebbe piaciuto fare ai tempi, poi per vari eventi, insomma, non mi hanno portato a farlo. Quando loro hanno detto vogliamo farlo, ho detto ma perché non facciamo un film, perché non ci, lo non raccontiamo ci mettiamo insieme certo. E mischiamo questa esperienza. Per me è stata una cosa bellissima. E perché per te com'è stato? Ma sai, io vivo nelle Dolomiti e da quando sono piccola che cammino sotto queste pareti, ti capitano i colpi di fulmine con le pareti e con le vie che decidi che vuoi salire, e da lì inizia tutto il percorso, inizia a sognarle, inizia a immaginarle, ti informi e da lì cresce man mano il sogno e sei spinto sempre di più a voler salire queste vie che per te sono importanti. Bene, io vi ringrazio di averci raccontato un pochino dell'emozione, anche solo in minima parte, comunque a me è arrivata e me l'avete trasmessa anche grazie alle immagini che ci avete dato. Ricordiamo anche a chi ci stesse seguendo che ci si può avvicinare anche se non si è professionisti, che ci sono percorsi per tutte le età, per tutte le in difficoltà differenti. Quindi grazie Sara, grazie Manrico. Noi ci fermiamo per un piccolo spazio pubblicitario e poi torniamo qui.
E allora voltiamo decisamente pagina attraverso una grandissima, graditissima ospite che sono contenta di avere qui questa mattina. Sono una sua fan da sempre, glielo stavo dicendo. È qui con noi Clio Makeup, non è bisogno di presentazioni perché il nostro pubblico ti conosce, noi donne ti conosciamo, ma non solo, perché credo tu abbia anche un pubblico magari di maschietti che vogliono capire l'universo femminile o anche qualche trucchetto. Che fa parte del nostro qualche universo. Qualche uomo c'è, non così tanti. Non così tanti, vabbè. Dicono che la mia voce è soporifera, quindi certi guardano i miei video la sera, sì, prima di addormentarsi. Vabbè, perché è comunque un ruolo, svolge comunque un ruolo importante anche in quel caso. Dicevo, io sono una tua fan, ti seguo dall'inizio del tuo percorso, tu sei nata e cresciuta a Belluno, poi il lavoro ti ha portato in giro per il mondo, a spostarti sì. E a crescere tanto, però il territorio che noi raccontiamo in questo nostro programma è comunque una parte importante di te. È importantissima. Io sono nata a Belluno, già a 16 anni sono andata a lavorare in Germania, poi mi sono spostata a Milano e infine ho fatto 13 anni a New York per poi tornare nel 2020 in Italia e ogni volta che mi chiedono dov'è veramente casa non posso non pensare alla casa della mia nonna, perché sono cresciuta con lei proprio nel pieno di Belluno, in mezzo alle montagne e alle campagne. E la mia grande fortuna è essere veramente nata e cresciuta nella bellezza e quindi saperla apprezzare, sapere cosa vuol dire la vera bellezza, portare con me questa fortuna in tutte le parti del mondo dove sono stata. Avere sempre l'immagine di casa ed essere così legati alle proprie radici è importante. Soprattutto se si è mamme, quindi raccontarlo ai nostri figli. Le mie bambine sono piccole ancora, ma amano Belluno ogni volta che dico che andiamo a trovare la nonna, i cugini. Per loro è il posto del cuore, è il posto dove si sentono più libere, perché è ancora quel posto dove puoi andare in bicicletta senza avere la preoccupazione, puoi scoprire i profumi veri della natura. Belluno, io lo dico sempre, poi ho un marito che lo adora, è nato e cresciuto in zona Milano e per lui il posto del cuore è Belluno e me l'ha fatto proprio riscoprire, perché sai quando sei giovane non riesci certo, a apprezzare certo. Così tanto, poi quando lo rivedi con gli occhi da adulta capisci quali sono i veri valori e qual è la vera bellezza. È come quando si vive con i genitori, che si sta dentro casa e ci si lamenta, poi si va a vivere esatto. Da soli e si dice però non stavo tanto male a casa mia. Bravissima. È sempre così. Senti, dicevi sei stata 20 anni a New York, hai girato il mondo, quando hai capito che quello per cui noi ti conosciamo sarebbe stato il tuo lavoro? L'ho capito quasi subito. Io sono sempre stata attirata dal trucco, dalla bellezza e ero una di quelle ragazze un po' ribelli. A scuola non mi piaceva studiare la matematica, non mi piaceva studiare il latino, però adoravo vedere il look, truccare le mie compagne e quindi ho capito che quella era la mia strada. L'ho poi imparato come lavoro a New York, proprio ho fatto lì un'accademia. Hai iniziato a realizzare i primi video da sola? Sì, da solissima, con una piccola telecamera, avevo studiato video a Milano, che anche lì non mi era piaciuto, però mi ha dato le nozioni giuste per iniziare a fare i miei primi video su YouTube, che all'epoca non sapevo mi avrebbero poi portato a comunque ad avere poi un'azienda pochi anni dopo e un lavoro che una amo. Una realtà conosciuta, assolutamente. Sì. Senti, immagino tu abbia visto il festival in questi certo. Giorni. Voglio un tuo commento sui trucchi e anche sul look delle donne che abbiamo visto sfilare sul palco dell'Ariston. Allora, ovviamente si vede che ho visto il festival perché ho le occhiaie, ogni sera cerco insomma, sai, io ti trovo bellissima, però... Ma grazie. E non lo dico perché sei qui davanti a me, comunque... La prima sera il look in assoluto mi ha stupito di più, quello di Elodie, ma me l'aspettavo. È camaleontica, negli ultimi anni ha fatto un cambiamento di look incredibile, quindi il suo look era anche un po' fuori dagli schemi. E mi ha ricordato un po' il look che io amavo fare 10 anni fa, perché poi tutto torna, quindi il wet look, l'ombretto, lo smoky però bagnato, quindi con il gloss sopra, era una cosa che mi ricordo vedevo sulle riviste di moda tipo Vogue 10 anni fa e mi piace che sia tornato questo concetto perché si era un po' abbandonato. Ho visto tanti glitter, ho visto delle basi fatte molto bene, che è la cosa sulla quale io presto sempre punti. Più attenzione, perché se puoi fare delle labbra bellissime, degli occhi bellissimi, ma se non hai fatto una bella base curata con la giusta skincare,
non torna il look. Ecco, invece una cosa che leggevo commenti, sai, sul web in questi giorni, sulla Ferragni, bellissima, elegantissima, ha diviso chi più chi meno ha apprezzato. Per quanto riguarda il trucco, ho letto un po' troppo carica, ci piace più naturale, aveva un occhio molto, molto aveva marcato. Un occhio di, allora, secondo me dipendeva dalle luci, perché se la luce, è tutto una questione di luce, tu puoi avere il trucco più bello del mondo, ma se la luce non va bene, il trucco verrà fuori male. Quindi quando era illuminata bene, secondo me era perfettamente calibrato. Poi se andava un po' in una zona più d'ombra, ovviamente avendo un occhio scuro smoky con le labbra anche colorate, sembrava magari un po' troppo. Però purtroppo quello... A te è piaciuta? A me è piaciuta, sì. Tanto. Comunque potrebbe essere la scusa che userò la prossima volta quando mi dico non ti sei truccata bene. Ma è così. E sfuma, cioè mia mamma che quando mi vede mi fa sfuma, cancella, sei troppo. E... Ma se pensiamo ai film d'epoca, le attrici si facevano proprio, giravano proprio con delle luci, con gli uomini che gli puntavano le luci contro, mentre gli uomini invece non ce l'avevano per risultare invece un po' più cupi. Tenebrosi. Certo. Quindi veramente la luce è sempre stata la chiave del make-up. Certo, senti, prima di salutarti, io starei a parlare con te ore ed ore, però purtroppo ti devo lasciare ai tuoi impegni. Volevo sapere quali sono i tuoi prossimi obiettivi, visto che ne hai raggiunti tanti, tantissimi, una carriera in grande ascesa, un'azienda, due bambine, che tra l'altro immagino tu stia in qualche modo facendo incuriosire con... Tantissimo, sto girando poi con una macchina rosa con il mio nome, quindi loro sperano che io torni a casa con la macchina rosa. Esatto. Quando gli ho detto, amore, infatti, non può. La macchina di Barbie in versione umana. Dico solo che mia figlia, che ha 5 anni, mi ha chiesto da grande di avere una macchina unicorno. Rosa, ciao. Fantastico, bisogna sempre lasciar sognare i bambini. No, però per il futuro continuare a crescere, continuare a girare, portare in giro i miei prodotti e fare in modo che la gente tocchi con mano. Per adesso abbiamo 6 negozi fissi in giro per l'Italia. L'idea è nei prossimi anni di averne ancora di più. Grazie Clio di essere stata qui con noi, complimenti, io continuerò a seguirti, magari a sbirciare anche un po' per ricevere dei consigli da te. Noi ci fermiamo per un momento dedicato alla cucina e poi torniamo qui in studio. Grazie. Buongiorno, buongiorno Carolina, grazie per la linea. Io sono sempre all'interno di Casa Sanremo, ma più in particolare della nostra amatissima Sala Roof, dove ogni giorno cuciniamo, insomma svolgiamo i nostri cooking show che davvero stanno appassionando tantissime persone. Belluno, ancora nuovamente di nuovo parliamo di Belluno e sono felice di accogliere Marco Vueric, il nostro chef odierno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Come va? Bene, si procede bene. Qui c'è un odorino che nel mentre non lo diciamo proprio. Allora, il piatto di oggi è molto particolare, io non l'ho mai assaggiato proprio, lo volevo sottolineare, quindi adesso sdoganiamo questo, ci battezziamo così. Perché oggi prepariamo l'orzotto con il ragù di verdure e il fagiolo, un fagiolo particolare, uno speck saltato, dico bene? Esattamente, oggi facciamo un orzotto della cooperativa La Fiorita, che è una cooperativa bellunese nostra, che si occupa di raccogliere i prodotti dei produttori della vallata e creare questo prodotto, e assieme ci mettiamo il fagiolo Jalet, che è un'altra varietà del nostro territorio, una piccola chicca, e lo facciamo in maniera molto semplice, nel senso creando questo orzotto, e ci aggiungiamo, che dà un po' di sapore, un po' di gusto, dello speck di falcave, che aiuta il tutto a insaporirsi, insomma. Ok, allora partiamo un attimo dalle basi, elencando chiaramente i nostri ingredienti. Che cosa dobbiamo comprare per fare l'orzotto? Molto semplice. Allora, come vedi qui, abbiamo un piccolo trito di verdure, quindi un piccolo soffritto, carote e cipolla. Abbiamo messo un filo d'olio, però, filo vero? D'olio d'oliva buono, mi raccomando, è importantissimo, buono, perché è quello che dà il gusto al soffritto. Poi andremo ad aggiungere l'orzotto a mo' di zuppa, tipo, nel senso lo faremo cuocere lentamente, e infine verso il finale ci aggiungeremo il fagiolo Jalet, che è quello lì, sì, che avremo messo a mollo però la sera prima, in modo da rendere la buccia più tenera e più consona per la cottura. Ok. Nel soffritto, se a qualcuno piace o qualcuno non piace, dipende dai gusti, aggiungiamo lo speck. Sono certa che piacerà a tutti. Probabile. E quindi lo facciamo proprio saltare, sì, spadellare. Sì, sì. Spadelliamo questo soffritto fino a che le verdure sono belle cotte, poi quando lo speck e la verdura si sono ben rosolati, andiamo ad aggiungere quello che è l'orzotto, il fagiolo, e lo facciamo cuocere proprio come una minestra. Poi benissimo, scegliamo noi se tenerlo un po' più liquido o più asciutto, a seconda del nostro piacere. Chef, ma ci racconti di lei, che cosa fa in quel di Belluno?
Io in quel di Belluno ho un'azienda agricola che produce prevalentemente miele e salumi, e in più ho un agriturismo in Evegal, la montagna di Belluno, dove appunto faccio ristorazione. La posso venire a trovare? Deve venirmi a trovare. Benissimo, allora io accetto volentieri l'invito, la verrò a trovare. Nel mentre, questo è un piatto che si può replicare facilmente a casa? È facilissimo, i tempi ci vuole all'incirca un'oretta, noi adesso qui per comodità vi faremo vedere il risultato finale, però in un'oretta di tempo riusciamo ad avere un piatto buono, semplice e molto... molto, benissimo, molto gustoso. Allora, se io volessi invitare qualcuno a casa e preparare l'orzotto, però mi deve consigliare anche un buon vino da accompagnare. Beh, se vuole accompagnare un buon vino, la provincia di Belluno comincia ad avere delle chicche anche in termini di vitigni che sono molto interessanti. Noi qui abbiamo portato delle realtà bellunesi come il Pagnan, che può essere veramente una scoperta delle nuove viticolture che sta nascendo a Belluno. Mi assicuro, è così che si conquista un uomo, con l'orzotto e il vino? Anche una donna. Benissimo, allora ci proverò e la farò sapere. Perfetto. Benissimo, allora noi nel mentre, chiaramente per anticiparci i tempi, abbiamo già il piatto pronto. Sì. Ah, quindi questo è il risultato finale praticamente. Ok, perfetto. Ma c'è una tradizione in particolare legata a questo piatto? Ma diciamo che è sempre stato un piatto tipico della tradizione, perché è un piatto, diciamo, povero, nel senso che era poco costoso e quindi veniva utilizzato da tutti insomma, ecco. Certo. Quindi è una piccola chicca che noi cerchiamo di mantenere, esaltandola, nel senso utilizzando la materia prima locale, che è di una qualità massima. Andiamo a servire ai nostri clienti quello che è un piatto sì semplice e povero, però sono dei gusti che per le persone da fuori sono completamente nuovi e ricchi di sapori autentici, ecco. No, vabbè, mi sembra veramente tutto chiarissimo, anche l'odore. Comunque devo dire, anche a livello nutrizionale non lo trovo, poi chiaramente mi corregga se sbaglio, non lo trovo eccessivamente calorico, cioè nel senso non è molto, anche per una leggera dieta, un pranzo al volo, così, no? Ma allora, è un piatto molto leggero, poi possiamo arricchirlo, diciamo, mettendoci magari della ricotta affumicata del Cansiglio come abbiamo qui noi, oppure del burro di malga, cioè poi può prendere molte sfumature. Diciamo che se uno cerca il piatto soft, il piatto leggero, con un buon olio d'oliva, un buon soffritto leggero, non è un piatto eccessivamente calorico, è un piatto appunto molto semplice però molto sostanzioso. Benissimo, allora io direi di procedere all'impiattamento, perché ci siamo, abbiamo appunto preparato, quindi impiattiamo questo orzotto con ragù di verdure dell'orto e fagiolo gelé e speck saltato. Lo speck, lo abbiamo detto, è un'aggiunta, insomma una ciliegina a chi piace, fondamentalmente giusto per dare un tocco chiaramente particolare. L'olio d'oliva, un buon olio d'oliva consiglia, vero? Un buon olio d'oliva non può mai mancare. Benissimo. Un po' di pepe per chi piace. Ah, ok, quindi anche un po' di pepe. Ah, comunque a vedersi è bellissimo. E alla fine, se piace, anche un po' di speck crudo. A crudo? Sì. Ma buonissimo, io questo lo mangio adesso, non fa niente che è mattina, lo si può... Va benissimo, anche per colazione quasi. Ah, che bello! Allora, perfetto, questa è la proposta direttamente da Belluno del nostro chef Marco Vueric. A voi la linea studio. Grazie, io sono decisamente pronta per andare a fare una passeggiata sulle Dolomiti bellunesi, oppure per andare a prendere un po' di sole. Questi occhiali sono tra l'altro meravigliosi, perché noi raccontiamo il territorio ma lo facciamo anche attraverso le eccellenze in ambito di imprenditoria, le aziende che hanno reso grande il nome del territorio a livello nazionale ed internazionale. Questa mattina siamo in compagnia di Nicola Del Din di Blackfin. Grazie a tutti, che, grazie. Stavo appunto, ti avevo già rubato e sottratto un paio di occhiali. E dicevamo, questa azienda è un'azienda che possiamo dire un po' a conduzione familiare, che è cresciuta. Familiare, anche diciamo, se è una bella storia di positività. Esatto, cresciuta, partita dalla famiglia, cresciuta a livello nazionale, un grande successo. Tu l'avete definita una startup di 50 anni, perché 50 anni di storia aziendale. Assolutamente sì, allora una startup di 50 anni, nel senso che, come rappresenta anche il logo, il pesce, il simbolo di Blackfin, il nostro brand, ha vissuto due vite. La prima vita da terzista, producendo occhiali in titanio, l'azienda comunque ha 52 anni e l'ha fondata mia mamma nel 71, quindi una prima vita da terzista e una seconda vita da brand. E
La storia dell'azienda secondo me rappresenta benissimo anche il distretto dell'occhiale che potremmo assolutamente definire Eyewear Valley. Intanto stiamo vedendo le immagini alle nostre Questa spalle che raccontano. Che abbiamo appena lanciato. Devo dire che appunto la storia dell'azienda può rappresentare bene anche la storia del distretto. Siamo nell'Eyewear Valley, l'occhiale in provincia di Belluno nasce in Cadore ancora nel fine 1800, quindi è lì che ha avuto la principale evoluzione, diciamo, nel tempo. Noi siamo invece in un'altra valle, un po' più in basso, più verso ovest, ad Agordo, dove invece nasce Luxottica, ed è da Luxottica che la nostra azienda nasce. Arriva poverissimo il Cavalier del Vecchio, è tristemente mancato appunto l'anno scorso, una figura importantissima nel settore dell'occhiale, arriva ad Agordo poverissimo nel 61 e impianta una piccola azienda con 20 dipendenti, tra i quali c'è anche mia madre, che lavora con Del Vecchio, essendone anche la prima responsabile di produzione, una signora che c'è ancora, piena di energia, e anche allora aveva un sacco di energia. Che è ancora, diciamo, la colonna portante dell'azienda. Senti, nel 2007 avete coniato un nuovo termine, Neo Made in Italy, e so che ci tenete molto. Sì, ci tengo molto perché rappresenta bene la nostra etica. Come dicevo, siamo stati terzisti in gravissima difficoltà alla fine degli anni 90, avendo anche perso mio padre nel 98, avevo 23 anni, e quindi... abbiamo vissuto un periodo di grande difficoltà, quasi da collasso aziendale, e nel 2007, grazie all'incontro con il mio attuale socio Giancarlo Recchia, che ha creduto nella nostra visione e nella nostra specializzazione nel titanio, siamo ripartiti, ed ecco qua la seconda vita dell'azienda rappresentata dal pesce, appunto con il nostro brand improntato su un'ottica e un'etica, diciamo, che chiamiamo Neo Made in Italy, cioè un nuovo modo di fare in Italia, che ovviamente prevede la completa e reale produzione non solo in Italia, ma completamente nel nostro edificio, nella nostra sede produttiva di Agordo, poi che prevede un rispetto ovviamente per i collaboratori interni, ma certo, anche per i partner esterni, come lo eravamo noi in passato da terzisti. Non avendo avuto in passato delle esperienze straordinarie, mi sono promesso di non trattare mai dei collaboratori esterni come in qualche occasione eravamo stati trattati da dei clienti, certo, stranieri. E dopo il tema della sostenibilità che è rappresentata dalla nostra nuova sede, primo edificio certificato Casa Clima Business del Veneto, che è avveniristico come edificio, sembra quasi un museo più che una fabbrica. Bene, prima di salutarti, la caratteristica e il valore aggiunto, la forza del vostro prodotto, oltre allora, chiaramente a tutto quello che mi hai raccontato. Diciamo anche, per dare qualche informazione a chi ci ascolta, siamo specializzati nel titanio, siamo stati la prima azienda in Italia, ancora siamo l'unica azienda che realizza occhiali in titanio con una certa complessità. Il titanio è leggerissimo, resistente, anallergico, biocompatibile e, permettetemi, figo, nel senso che chiaramente esteticamente bello. Chiaramente c'è un range di prodotto che va dalla capsule particolare al prodotto un po' più standard, all'occhiale da vista più creativo. Certo, allora io ti ringrazio di essere stato qui. Grazie, con me. Grazie, è stato un super piacere. Vengo a sbirciare e a provare tutti gli occhiali che hai qui con te. Assolutamente, anche se quello era già perfetto. Questo mi stava bene, va bene. Allora saluto con questo. Ci fermiamo per un piccolo spazio pubblicitario e poi torniamo qui. Grazie a tutti, io ciao, buon Sanremo. Li ho rubati. E allora, seguendo il festival in queste serate, vi sarà sicuramente capitato di sentire nominare i giochi invernali 2026, perché Morandi e Amadeus hanno lanciato un sondaggio per scegliere la mascotte, il testimonial di questi giochi. E noi abbiamo i testimonial dei giochi invernali 2026 qui con noi questa mattina. Valentina Marchei, benvenuta. Buongiorno. E Andrea Macri, buongiorno. Ben trovati ad entrambi. Insomma, due campioni, Valentina una vita sul ghiaccio, diverse Olimpiadi, Andrea Macri atleta di para ice hockey, quindi hockey sul ghiaccio. Che effetto vi fa essere i testimonial di un evento così importante? Mancano 3 anni, quindi in realtà pochissimo, sembra tanto, ma siamo quasi arrivati. Ma guarda, più che testimonial, noi lavoriamo nella fondazione, quindi è importante che la nostra legacy, tutto quello che abbiamo imparato facendo sport, lo possiamo mettere al servizio delle giovani generazioni e di una macchina organizzatrice così importante come Milano Cortina 2026. Sì, per me anche. Dopo aver partecipato a 4 edizioni dei Giochi Paralimpici,
essere dall'altra parte, vedere come funziona tutta la macchina organizzativa è veramente un qualcosa di splendido. Beh, poi chi meglio di voi può raccontarlo e capire quali sono le esigenze e anche la strada giusta per raccontare e divulgare? Ma sai, il mondo olimpico e il mondo paralimpico hanno dei valori che sono molto simili a quelli che applichiamo nella quotidianità, quindi è proprio uno stile di vita e non è difficile raccontarlo, ma soprattutto non è difficile abbracciarlo una volta che si capisce che rispetto e eccellenza è quello che già abbiamo nei nostri cuori e che applichiamo tutti i giorni. Hanno presentato, dicevo prima, mercoledì sera Amadeus e Morandi, le due mascotte, hanno lanciato una sorta di sondaggio che è anche un progetto scolastico, quindi si può votare e soprattutto coinvolgere gli utenti, il pubblico, le famiglie da casa. È il terzo anno consecutivo che siamo protagonisti sul palco di Sanremo. Abbiamo iniziato 3 anni fa con Federica Pellegrini e Alberto Tomba presentando e facendo votare il pubblico il logo, l'anno scorso la canzone di Milano Cortina, quest'anno le mascotte. Uno dei nostri focus è di mettere le persone al centro, proprio perché saranno i giochi olimpici e paralimpici di tutta Italia, non solo di Milano, non solo di Cortina e dei territori coinvolti per gli eventi. Quindi questo è un bellissimo modo per far sentire tutti parte di un progetto che è enorme, ma che è soprattutto una legacy che durerà dal 26 in poi e sarà molto importante per le giovani generazioni. Certo. Andrea, parlavamo di Paralimpiadi, ecco, rendono ancora più fondamentale e importante porre al centro l'accessibilità dei luoghi, anche in qualche modo l'importanza di far praticare lo sport anche a persone disabili. Sì, uno dei valori principali è quello che definiamo lo sport per tutti. Lo sport per tutti si basa proprio su questo. Lo sport, quello che noi stiamo organizzando è l'evento finale, quindi un giochi olimpici e paralimpici, ma lo sport deve essere quello quotidiano, quello, la corsa, la partita a calcetto, la partitella di tennis, e deve essere per tutti, quindi è molto importante l'esempio, l'importanza dell'organizzare un evento importante come i giochi paralimpici, soprattutto in un territorio anche così ampio, serve proprio per aumentare la consapevolezza di quanto sia importante questo, e deve dare la possibilità veramente a tutto e tutti di poter praticare sport. Certo, ed è un bellissimo messaggio da lanciare non solo per chi ha fatto della propria vita e della propria professione lo sport, ma anche per chi invece ci si avvicina da appassionato, da neofita. E le storie delle nostre mascotte in realtà lo dicono, perché i ragazzi, avendo coinvolto appunto il Ministero dell'Istruzione e del Merito per i disegni di queste mascotte, sono venute proprio fuori queste storie. I fiori, che sono più un esempio di resilienza, invece gli ermellini, che rappresentano più l'inclusività. Certo, anche perché non sono un animale così, come dire, il primo animale a cui si pensa, i bambini pensano, invece è molto carino, lo dico anche da mamma, insomma, avendo un bimbo piccolo a casa. E Valentina, qual è il tuo, dicevo prima, diverse Olimpiadi, il tuo ricordo, il ricordo più forte che hai di quel momento, quando sei arrivata lì? Ma ce ne sono diversi, in realtà io ci ho messo 8 anni per qualificarmi ad un'Olimpiade, quindi ho veramente chiaro anche come era vestita la prima fila, proprio perché era talmente tanto sentito e aspettato. Però penso all'ultima Olimpiade, che poi è stata la penultima gara che io ho fatto della mia carriera, dove c'era uno stadio tutto in piedi che cantava la nostra canzone, che era Tu vuoi fare l'americana, insomma, in Corea non è così scontato. No, certo. E a malapena si sentiva la musica e noi pattinavamo proprio sul ritmo delle emozioni, sul ritmo del tifo, insomma, in base alla sensazione del momento, ma anche perché l'hai ripetuto talmente tante volte che a quel punto la musica non serve neanche più, fai pattinare il cuore. Allora, quali sono, prima di salutarvi, i prossimi passi del vostro lavoro in preparazione a Cortina 2026? Sicuramente adesso ci stiamo concentrando su questi progetti, come appunto il discorso della mascotte, e dobbiamo cercare di coinvolgere il più possibile le persone, dobbiamo cominciare, il nostro anche gruppo di lavoro sta aumentando sempre di più e ci sono stati dei cambiamenti negli ultimi mesi, però dobbiamo cercare adesso di accelerare e di cercare di coinvolgere il più possibile partner, i nostri stakeholders
e tutte le persone. Grazie Valentina, grazie Andrea di essere stati qui con noi. Milano Cortina 2026 si avvicina, noi continueremo a seguirlo attraverso i canali social e i vostri siti e comunque a partecipare, invitiamo tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento a partecipare, a votare, a scegliere attraverso questo sondaggio, perché si può essere parte attiva anche di un evento così importante. Ci fermiamo pochissimo e torniamo qui in studio. E allora continuiamo il racconto del nostro territorio attraverso le eccellenze, lo facciamo in questo caso parlando di artigianato con la presidente di Confartigianato Claudia Scarzaranella. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno, grazie. Non so se è il microfono spento, proviamo ad accenderlo, tira su. Buongiorno, grazie. Ok, eccoci, adesso ti abbiamo ascoltata, ti do del tu. Quali sono, abbiamo raccontato in questi giorni le eccellenze del territorio, ecco, quali sono le eccellenze dal punto di vista dell'artigianato nel territorio bellunese? Sicuramente l'artigianato è territorio e quindi tutto quello che si produce, tutti i servizi rappresentano quella che è la nostra cultura e la nostra storia. Quindi sicuramente tutta la gastronomia, a partire dal gelato che è una nostra eccellenza storica, prodotti dolciari, di pasticceria, pasta, ma poi anche ferro battuto, quindi storia, metalmeccanica, ma anche servizi che sono sempre più innovativi, tutta la filiera del legno, dal mobile alle case in legno che storicamente hanno caratterizzato il nostro territorio e ancora rappresentano un'architettura molto particolare e tipica. Direi però che la cosa fondamentale è che l'artigianato in questo momento non è solo storia, non è solo passato, non è solo tradizione, ma è innovazione ed è per questo che noi stiamo facendo un grande lavoro per trasmettere ai giovani, alle nuove generazioni, quella che è la novità dell'artigianato e quindi una possibilità di passione, di lavoro, di redditività anche, ma proprio di realizzazione della propria persona attraverso prodotti tipici che possono dare veramente un segno importante di territorio anche a chi viene da fuori e quindi diventare attrattivi anche grazie all'artigianato e a tutto quello che si può fare con le nostre mani e col nostro cuore. Certo, state preparando qualcosa di particolare per un evento così importante come quello di Milano Cortina 2026 che abbiamo raccontato anche attraverso le parole di Andrea e Valentina? Sicuramente c'è un grande fermento, grande attività, adesso sicuramente c'è una grande attenzione per la tematica delle infrastrutture e quindi che sia tutto accessibile e che ci sia poi un ritorno per il territorio anche nel futuro. Sicuramente l'artigianato ha una grande possibilità di strutturarsi in questo momento, le nostre imprese potrebbero consolidarsi, rafforzarsi e portarsi poi nel futuro perché c'è bisogno di artigianato nel futuro, questo è un grande messaggio che voglio lanciare. E allora noi lo cogliamo tutto e continueremo a seguire il vostro lavoro anche in preparazione ad un evento così importante che abbiamo raccontato questa mattina, grazie di essere stata qui con noi. Grazie a te. Noi ci fermiamo per qualche secondo e torniamo qui. E allora siamo rientrati qui in studio per il nostro ultimo momento dedicato al Festival di Sanremo. Ieri si sono esibiti tutti e 28 i cantanti, siamo quasi addirittura d'arrivo, questa serata sarà dedicata alle cover, mentre domani ci sarà la grande finale che ci farà stare in piedi fino a tarda notte. Commentiamo il festival insieme a degli amici di Casa Sanremo, abbiamo qui con noi questa mattina Gianluca Mac, ben trovato Gianluca, abbiamo Matthew Lee, cantante e artista che si è esibito tra l'altro
l'altro qui, proprio qui ieri. Abbiamo ormai una nostra amica giornalista, scrittrice, Federica Candalise, e Vania Jay, anche tu sei un artista e cantante. Allora, partiamo subito da te, Gianluca, perché so che voglio aprire questo spazio parlando di scienza, medicina, prevenzione, e quindi unendo l'aspetto, il mondo musicale, a quello invece della nutrizione, perché anche per gli artisti è un po' una cosa che sta andando di moda ultimamente. Prima non si parlava così tanto di attenzione, di cura della voce. So che tu hai un progetto in essere dedicato alla prevenzione, all'attenzione alla voce, legata soprattutto alle donne, quindi all'ovaio policistico. Assolutamente sì. Oggi terremo proprio qui un bellissimo convegno dove parleremo di ovaio policistico, che è un problema che colpisce, pensa, il 10% delle donne in età fertile, quindi è veramente un grande problema. Oltre a dar problemi estetici, perché difficoltà di dimagrire, la peluria, dà dei problemi anche di salute molto gravi, il più grave forse è la sterilità. Tra i vari problemi è anche un abbassamento del tono della voce, che per le cantanti può essere un problema, per cui parleremo di questa problematica più tardi con il professor De Vincentis dell'Università La Sapienza di Roma e con il professor Violante, invece sempre della Sapienza, che è ginecologo. Quindi la ginecologia e la voce, ecco, e l'alimentazione. Quanto è importante curare la propria alimentazione per una buona performance? Cioè, sentivo un'intervista, mi sembra, di Marco Mengoni, che diceva che comunque l'allenamento è un po' un allenamento, come se si fosse uno sportivo, no? I cantanti, gli artisti si preparano fisicamente. Beh, Mengoni in ottima forma, l'ho visto ieri. Non solo appunto fisicamente, ma anche dal punto di vista dell'alimentazione, per arrivare poi ad essere al 100% sul palco. Assolutamente sì, come tutte le cose che si devono imparare, questione di disciplina su tutte le cose. Anche la salute è una questione di disciplina, e per avere una disciplina bisogna amarci, bisogna che noi ci amiamo di più, perché anche una dieta come la mia, che è facile da fare, qualche sacrificio ce lo chiede, e tu non faresti dei sacrifici per qualcuno che non ami, quindi devi amarti di più. Certo, chi ti piacerebbe seguire degli artisti sul palco, come azienda, come brand? Beh, insomma, io li ho visti tutti in ottima forma. Un artista mi ha veramente fatto tantissima tenerezza, Ariete. Veramente ha colpito, è sicuramente una delle sorprese di questa edizione. Matthew, tu dicevo, sei un cantante, hai un progetto con cui sei in giro in questo momento. Sì. Raccontacelo, e raccontaci anche l'emozione di essere qui durante la settimana sanremese per un artista. Guarda, ti rispondo subito alla seconda domanda, quella di essere qui. Essere qui è fantastico. Io penso che non c'ero mai stato durante la settimana di Sanremo, e sono tutti qui, cioè chiunque c'è, promoter, discografici, quindi è molto bello girare per la città, ci sono tante feste, tra l'altro la sera, è veramente pazzesco, è un frullatore incredibile questa settimana qui. Sì, devo dire che siamo tutti un po' frullati, cioè si arriva qui e si perde un attimo la cognizione del tempo, dello spazio. Senti, ieri si sono esibiti tutti e 28, sì. Secondo i tuoi gusti, quello che è il tuo percorso anche professionale, chi è il favorito, chi è che ti ha colpito? Guarda, di più? Io sono un pianista, cantante, rock and rollista, mi definisco così, no? Faccio rock and roll, quindi sono molto legato al mio strumento, al pianoforte, quindi io devo dirti che secondo me ultimo, nonostante la canzone sia molto classica per il suo repertorio, a me piace molto. Ieri, a proposito di pianoforte, l'ha reinserito. L'altro giorno commentavamo qui pure con Federica, che è una giornalista, che l'avevamo trovato in difficoltà senza pianoforte, come se fosse un po' la coperta di Linus. Ma se lo deve essere, capito? Lui è uno che si accompagna bene, cioè deve tenerlo il pianoforte, secondo me, quindi è importante. Poi io sono fan del pianoforte, vedi, che vuoi che ti dica. Quando ti esibisci in giro è anche la tua di coperta di Linus. Sì, bene, sapai, il mio stile è molto diverso da quello di Ultimo, però sai, io facendo rock and roll, il boogie woogie, honky tonk, blues, il pianoforte è proprio al centro dell'attenzione, anche nei dischi, negli album, nelle cose, quindi
molto importante. Quali sono i tuoi prossimi appuntamenti? Gli appuntamenti sono, guarda, uno che voglio ricordare, perché poi c'è il sito internet metioli.it per tutti, perché sono tantissimi, è il 31 marzo al Blue Note di Milano, dove sono stato poco tempo fa e ho fatto 2 sold out per fortuna, e quindi adesso insomma, torniamo il 31, poi faremo Torino il 13 aprile, ci sarà Roma, ci sono tante città. Beh, io verrò a Roma, mi raccomando, seguirò e verrò a sentirti. Federica, dicevo ieri 28 cantanti, classifica ribaltata dal televoto, tranne Marco Mengoni che resta saldamente in testa. Beh, ma Mengoni si sapeva che era il super favorito, però di base io puntavo dall'inizio su Mr. Rain, infatti il pubblico mi ha dato ragione, inizialmente... la giuria di qualità, insomma, degli addetti ai lavori lo avevano abbastanza un po' messo penalizzato, penalizzato. Esatto, penalizzato. Ma posso lanciare una provocazione, magari Vania mi rispondi tu, da artista, non è un po' una scelta furba quella di utilizzare magari i bambini che emotivamente per il pubblico sono coinvolgenti, sono di grande impatto, piuttosto che puntare solo ed esclusivamente sulla canzone? Allora, io sono del parere che quando si parla di un artista, delle volte, tipo in questo momento parliamo di lui, ha lavorato bene su questa cosa per quanto riguarda i bambini, quello sì, perché ha un impatto ben diverso da altri artisti. Però, come è successo la prima serata, anche Blanco ha fatto parlare di sé distruggendo tutto, certo, il palco. Però ogni artista fa parlare sempre di sé, anche utilizzando in altri modi, anche se la canzone non arriva, però può arrivare anche con l'abbigliamento, capito? Certo, diciamo tutto. Quindi quello che, è che tutto ruota un contorno, intorno. Ecco, Matthew, sì, tu sei d'accordo? O sei più per... Sull'abbigliamento, che diceva lei? No, sì. o sull'essere più essenziali, cioè... Secondo me negli ultimi anni si punta molto sul contesto, sulla scenografia, sullo stile, sul look, si punta anche sulle canzoni, che dovrebbe essere fondamentale. Questa è una bella domanda in realtà, sai. Ti dico la verità, io andrei più sull'essenziale, come mood. Però sai, tutto fa show, è anche un programma televisivo, quindi ovviamente io stesso, quando adesso mi vedi col maglioncino bianco, però in realtà quando poi faccio gli spettacoli mi vesto molto più colorato e molto più appariscente, no? Però sai, caricare troppo forse poi toglie l'attenzione dalla cosa veramente importante, no? Che è il brano, è il pezzo, che cioè quello che si presenta a Sanremo, quindi bisogna stare attenti a non distrarre troppo. Ecco, è quello che dicevo, magari la presenza dei bambini che da mamma ti fanno commuovere emotivamente, ti coinvolgono, dici che bella questa canzone, invece non è tanto la canzone quanto la presenza. Beh, te lo fa vedere come un maritino perfetto. Sì, o comunque te lo rende... Guardalo che bel papino, esatto, sarebbe. Esatto, te lo rende di famiglia. Io durante l'esibizione ho solamente guardato i bimbi dietro. Però la moda fa anche un po' da sponsor a questa manifestazione, no? Penso che ogni stilista abbia portato il suo artista, l'abbia come make-up, c'è cioè tutta una squadra attorno, nessuno è da solo. Assolutamente, sicuramente dal punto di vista dello stile, del look, uno degli artisti in gara più interessanti è Elodie, che è camaleontica, lo dicevamo pure prima, negli ultimi anni si è reinventata, ha fatto l'attrice, ha fatto la conduttrice, ha fatto la cantante, ogni volta vuoi ci che regala... ti racconti una cosa di Elodie? Assolutamente. Quando la conobbi, la vidi qua proprio qualche anno fa, ho detto: Elodie, che bello, vorrei tanto conoscerla. Lei mi guarda, Gianluca, fa: ho venduto tanti dei tuoi prodotti, perché per mantenere gli studi di canto lei lavorava in un centro estetico dove avevano i miei prodotti, quindi conosceva tutto. Ed è una persona stupenda, Elodie, perché è rimasta, nonostante il successo, una persona vera, genuina, è rimasta quella di sempre. Ecco, quella secondo me è una cosa bellissima. Tanti grandi artisti hanno iniziato facendo magari più lavori in attesa di raggiungere il successo, e secondo me è la gavetta, la fatica per raggiungere il risultato è poi quello che ti rende concreto e umile, con i piedi per terra, dal momento in cui riesci a fare della tua passione una professione. Matthew?
dici? Io sono stato, devo dire, fortunato, perché io diciamo che ho studiato nel mentre, no? Ho fatto il conservatorio per tanti anni e poi mi ha cacciato, ma quella è un'altra storia. Facevo il rock and roll, io mi ha radiato subito. Non era io, da conservatorio. È durata qualche anno, 9 anni li ho fatti, poi mi ha cacciato, ha capito, mi ha mandato via. Però poi ho fatto giurisprudenza, mi sono laureato in giurisprudenza perché i miei dicevano che non puoi fare tanto il cazzaro, bisogna che te ti trovi anche una cosa seria da fare. E allora, siccome i primi anni di università la cosa ancora non era sbocciata bene e non era proprio un lavoro, ho continuato a studiare, ho studiato e ho fatto. E la cosa che mi ha aiutato a capire che non dovevo fare un lavoro normale è stato mio padre, tanti anni prima, mi ha fatto fare 15 giorni di lavoro in fabbrica. Che non c'è niente di male, ovviamente, anzi mi ha aiutato a capire che non era quella la mia strada, cioè non potevo fare un lavoro troppo, capito, sì, sempre uguale ogni giorno. Io sono qui, ma non mi sento giusto per questo posto. Mi ricordo. Senti, prima di salutarci, il vostro podio, il tuo podio? Il mio podio, allora, facendo un pronostico. Vabbè, allora, come fai a dire? Vengoni, per forza, Vengoni è sicuramente primo o secondo, credo primo, perché lui può cantare qualsiasi cosa, eh. Secondo me lui è più forte anche del pezzo che ha portato. Ultimo sicuramente. E vediamo. Terzo. Ma sai che Mr. Rain mi è piaciuto in realtà? Al di là che ci ha distratto coi bambini, però il pezzo è che lui canta proprio bene. A me piacciono i cantanti che cantano, certo, che sanno cantare. Che è quasi raro oggi. Ma diciamo che è passato un po' in seconda, capito? Un po' in secondo piano. Poi ti dico anche un quarto, Grignani, che mi piace, abbiamo suonato insieme tempo fa, quindi credo che sia... Grignani sì, che poi è anche un grande ritorno. Federica, il tuo podio? Allora, essenzialmente rimane quello che si è confermato ieri, anche se mi sono piaciuti tanto anche i Coma Cose, quindi loro potrebbero... Poi si sposano, quindi gli servirebbe un bel podio così, quindi... ben inaugurale. Esatto. Vania, a chiudere? Allora, primo posto, Mengoni, Mr. Ray, e io vado Madame. Oltre. No. Paola e Chiara. Sì, Paola e Chiara, viva gli anni 90, sono piaciuti anche a me. Gianluca, Federica, ti chiedo di passare il microfono. Beh, secondo me sempre Mengoni, però io ci metterei dentro da buon vicentino anche Madame. Madame soprattutto ai giornalisti è piaciuta molto, poi ieri con la classifica al televoto si è un po' persa. Grazie di essere stati qui con me, grazie Gianluca, grazie Tommy, il 31 marzo al Blue Note a Milano, grazie Federica, grazie Vania, grazie noi ci ritroviamo domani mattina sempre qui in diretta da Casa Sanremo con Buongiorno Sanremo alle 10:30. Ciao!